Eccoci qua, ci siamo quasi allo svincolo. Ci abbiamo buttato le bane davanti. Con un furgone, non si è capito che cos'è, un furgone, un trattore, una motozap. Ci avrà carico fino alle stelle. E ste teste di rapa che ci si mettono dietro e non lo passano. Però ce l'abbiamo quasi fatta, dai, uscita Cerra, zona industriale Montefibre. Ce la potremmo fare. È la zona dove si vedono le cose più strane della terra, i mezzi più strani. E la gente più strana, naturalmente. Che se mentre corrono a 200 all'ora, tre gocce se ne vanno a innamoratirle. A zona buche molto pericolose. Anzi, devo fare pure attenzione perché per la lunghezza che ho quando giro col carico sporgente che ho posso agganciare qualcuno e scoperchiargli la macchina e farla decappottabile. Aspettare per forza che dei flussi, infatti qua già ci sta tutto al ponte, qua già ci sta una specie di allagamento. Ecco qua, super buche e allagamenti. Al bordo della strada già è tutto allagato. Facciamo quattro risate pure per sganciare il rimonto. Ma tra l'altro quando piove spariscono le linee di mezzerie, si vedono giusto giusto. Si sente, ma ho aperto giusto un po' i vetri per far sentire lo scroscio d'acqua che si sposta lateralmente sotto le rune come un pozzo.
mi sto avvicinando verso il parco con scarico merci Marcianise, provincia di Caserta, parco logistico, un enorme parco logistico. Da come è iniziata, secondo me, anche quest'anno, che Dio ci accompagni, non avremo problemi di problemi idrici, di rifornimento di rifornimento idrico. Sicuramente erano moltissimi anni che non vi piovevo così da queste parti. Ma qua diventa un'impresa, perché nessuno cercherà di fermarsi, ognuno vede, si lancia, nessuno si ferma. Ma se non blocco l'incrocio, chi sta al telefono sta facendo banane. Che tempaccio! Vedi gli elettrici, Mario mangia uno e dormì a due. Sarebbe tradotto, sarebbe momento di mangiare da solo e dormire in due per riscaldarsi, eh? Capisci a me? E ho detto tutto. Ecco la buca, via! E sto cercando di non prenderle, ma non poteva esimermi, a meno da prenderne una. Acqua a vento impressionante. L'allerta meteo in diretta. E anche qua adesso sta diventando nevischio e siamo in piena pianura. Thank you.
pensare che stamattina a Bari ci stavano, stamattina, fino ad oggi pomeriggio, ma sono partiti, ci stavano 10-11 gradi, c'era il sole, l'aria era, diciamo, non proprio tiepida, però si stava bene. Ah, invece 6 gradi adesso attualmente, sì. 6 gradi, pioggia e vento forte, adesso un po' la pioggia sta rallentando un po', veramente sono giorni che sta facendo questo in campagna. Eccola qua, un bel fiumiciattolo sulla strada. Siamo quasi, fra un po' entreremo in un viale che io chiamo campo minato. Sono delle buche spaventose. Tanto qua è stata ripristinata da pochi mesi, anche qua prima era da piangere. Oggi venerdì finisce la settimana lavorativa, inizia il weekend. Quest'anno è un weekend di tradizioni. C'è l'unione familiare e rinnoviamo quelle che facciamo da tantissimi anni. Ehi, lampi spaventosi, vento e acqua senza pietà, che è tutto allagato, la miseria. Vediamo di far presto, perché se no qua se si allaga non vale nemmeno più via. Sono dei tratti che la strada è rasente alla campagna, al terreno, al suolo. Se viene sul livello dell'acqua impareremo anche a nuotare. Ecco qua, poi entriamo nella strada. La strada minata, primo tratto tranquillo, ma poi dopo finisce tutta la tranquillità. Guarda, ci hanno messo un bel cartello 15 all'ora per avvisarci. Pagamenti, eccolo qua, e Pozzangherone. Ehi! Ah. Attenzione, ho cadendo in due puri denti.
praticamente si stavano appaltando i vetri, quindi sono entrati in una termica. È stato uno sbalzo di temperatura. Infatti, ecco qua, ripresa un'altra volta. I 6 gradi, 7 gradi un'altra volta, ecco qua. Siamo passati una corrente ascensionale, strano, che sta piovendo in questo modo. Quindi siamo entrati in una termica, è stato uno sbalzo di temperatura, si sono appannati i vetri. Attenzione qua, che si inguaiano i denti. Ah, la voragine qua è stata saturata, la più grande. Qua su sto ponte bisogna fare attenzione, cavola, la fai male. Uno, e il salto con l'asta sta qua, e tre, e quattro. Dio santo, acqua a vento, come faccio? Ma scendo a sganciare i punti. Sarà una doccia, una vera e propria doccia. C'è una doccia solo per schiacciare il pulsante qua. Dio santo. Ecco. Si è svegliato il guardiano del parco logistico. Scalo merci RFI, scalo merci, merci Italia, Marcianise. Ehi, ma qua bisogna fare veramente attenzione, qua ci sono buche dappertutto. Fammi acciaio le luci possibili. Allora qua è le buche, dovrebbe essere qua, eh? Io che vado da, eccole qua, praticamente adesso è una piscina, quindi bisogna pure fare attenzione a ricordarsi bene dove sono le buche. Si faccia il banano, guarda la zona parcheggiata, io mi vado a girare, no? Ma che cazzo, scusate per le parolacce. Questo imbecille parcheggiato, Cander, che devo fare per venirne fuori? Ha fatto un bagno, siamo sempre noi, siamo sempre noi. Guarda che già fai per aprire il parcheggiato. Thank you.
con lo cesso loco prima si ha messo. Ha messo me solo cesto, faccio banane. Voglio che quando faccio un 10 bagni qua, si cangia sto rimorchio. Madonna santa, che acqua e vino che sta facendo. È proprio a bufera. Allora, vediamo se posso girare là in fondo. Arriva sempre più difficile girare. Stato Marocchi per fare un grande favore dove si è messa, me ne sono riparato dal vento. E posso schiacciare tranquillamente. Ok, ragazzi, stacco, alla prossima.